Per godersi lo snowboard veramente come un pro, dobbiamo imparare da chi lo è davvero. In questa puntata ho intervistato uno che ha scritto un bel capitolo nella storia dello snowboard italiano. Con 2 Olimpiadi, 1 oro in Coppa del Mondo, diverse partecipazioni ai mondiali juniores, video parte tante Arctic Challenge. Sto parlando di Manuel Pietropoli. Con lui abbiamo fatto una bella chiacchierata su come era snowboardare a cavallo dei 2000, di come alcune scelte fatte in quegli anni stiano tuttora influenzando il presente dello snowboard italiano, e abbiamo provato a dare uno sguardo più consapevole a cosa può riservare il futuro per questo sport. Questo e tanto altro nel nuovo episodio di Real Pro con Manuel Pietropoli. Eccoci, siamo qui insieme al grandissimo Manuel Pietropoli. Ciao Manuel, come stai? Ciao, tutto bene, grazie mille. Sono rientrato da qualche giorno per una gara e adesso ripartirò domani, quindi sempre avanti e indietro. Allora Manuel, 2 Olimpiadi, 1 oro in Coppa del Mondo, diverse partecipazioni ai mondiali juniores back in those days, insomma video, parto un Arctic Challenge, di tutto, di più nella tua carriera, adesso andiamo per gradi e vediamo, parliamo un po' di tutto, partiamo dal passato, andiamo al presente, guardiamo al futuro, adesso vediamo insomma dove ci porta sta chiacchierata. E quindi niente, ufficialmente ti do ufficialmente il benvenuto su Real Pro, su questa puntata dedicata a te. Grazie mille. Allora, partiamo, andiamo per gradi. Ecco, tu sei partito come atleta di halfpipe, giusto? Esatto, sì. Ecco, com'era all'epoca partire con l'halfpipe? Cioè... Ma diciamo che ai miei tempi, quando ho cominciato io comunque a snowboardare, era comunque la disciplina numero uno dello snowboard, nel senso dello snowboard freestyle, perché... Comunque era l'unica disciplina olimpica, non c'era ancora lo slopestyle, non c'era ancora il big air e di conseguenza era la disciplina più importante per quanto riguarda il mondo freestyle. E quindi sono partito con l'halfpipe, non ovviamente col pensiero delle Olimpiadi, perché quando ero partito, sai, avevo il mio primo camp estivo in mezzo, diciamo, ai pro che c'erano ai tempi. A livello italiano l'ho fatto nel 2000 allo Stelvio e poi nel 2001 in Valsenales, che è stato il mio primo pan camp di Biga Camp con Peter Gauna nel 2001, quello proprio più serio che ho fatto, in cui c'era Giacomo Cratter, Filippo Cratter, tutta la scena top, diciamo, nazionale. E quindi niente, da lì sono partito con questo camp in cui mi sono... fatto, diciamo, un po' vedere, ho conosciuto un po' com'era il mondo dello snowboard, e grazie a Peter Gauna, che io avevo 11 anni, ho avuto il mio primo sponsor Barton ai tempi, grazie a lui, che aveva fatto da contatto con direttamente dall'Austria, e quindi da lì è nato un po' questo amore per il pipe, anche perché ai tempi comunque di pipe ce n'era veramente un sacco in giro per l'Italia, li trovavi ovunque. Sì, all'epoca c'era addirittura il pipe a Marileva, se non sbaglio, a parte Valsenales, che era proprio il palcoscenico, quasi il centro d'Europa, quasi. Valsenales, Valsenales me lo ricordo proprio come se fosse ieri, perché era allucinante. E più che altro ho visto in modo molto triste poi come è andato negli anni a evolversi in peggio, purtroppo, perché io mi ricordo nel 2001, il mio primo camp che ho fatto, c'erano 2 pipe in Valsenales, 2 pipe, non uno, 2. L'anno dopo, il 2002, sono salito ancora parallelamente sempre col Big Camp, con Peter Gauna e così via, ce n'era uno e l'anno dopo ancora basta. E quindi lì proprio è andato, poi purtroppo è andato un po' in degrado il mondo estivo in Valsenales, però sì, diciamo che comunque di pipe in Italia ai tempi ce n'era veramente un sacco, perché lo trovavi a Prato Nevoso, a Livigno, a Marileva, a Oberhegen, Alpe di Siusi, cioè, era proprio una struttura che c'era ovunque praticamente. Quindi anche per quello comunque che era una situazione per tutti noi ragazzini era
più facile andare a allenarsi in pipe, perché comunque ce ne erano veramente tanti e quindi ti allenavi in quello. Infatti adesso fa strano, cioè la domanda a me mi è sorta spontanea, cioè mi è venuto spontaneo chiederti com'era iniziare in pipe, perché per me, sebbene siamo quasi coetanei, però io ho iniziato molto più tardi di te e chiaramente a livelli ben diversi, però fa strano, cioè il pipe l'ho sempre visto come magari uno step successivo che uno sceglie di fare perché dice ok no, voglio specializzarmi nel pipe, invece magari veramente all'epoca, negli anni 2000, era una scelta naturale, capito? Come cazzo Sì, cambiano i tempi? era come diciamo adesso per i ragazzini adesso andare direttamente sul discorso slopestyle big air, perché comunque anche per l'utente medio che va su in qualsiasi posto dove c'è uno snowpark non trovi più il pipe, purtroppo. In Italia pipe non ce ne sono più e quindi trovi comunque lo slopestyle. Di conseguenza il ragazzino cresce con quel timbro lì, diciamo. Comunque i più forti italiani adesso di pipe non c'è più nessuno, sono gli slopestyle. Invece per i miei tempi i più forti italiani erano pipe rider, c'era Giacomo Cratter che era nato alle Olimpiadi di Salt Lake City facendo quarto, quindi sai, avevi un punto di riferimento di una realtà che già c'era. Invece adesso purtroppo è una realtà che il pipe in Italia non c'è più e quindi i ragazzini crescono con un imprinting diverso che è poi lo slopestyle big air, per quello. Certo. Ecco, parliamo proprio delle Olimpiadi, quindi tua prima partecipazione, prima delle due, è stata proprio a Torino 2006, giusto? Esatto, sì. E all'epoca avevi 16 anni, giusto? Giusto nel Ero 90. ancora 15enne, ero ancora, sì. 15 anni, l'atleta più... Ero nell'anno dei 16, ma ero ancora 15enne. Infatti è stato tutto assurdo, nel senso che io mi ero qualificato nella penultima gara di Coppa del Mondo, praticamente, penultima o terz'ultima, perché la qualifica comunque funziona che è l'anno prima delle Olimpiadi, tu puoi qualificarti. Devi fare risultati in Coppa del Mondo, tutto quanto. Io la penultima o terz'ultima gara ero riuscito a fare un buon risultato e prendere i punti, quindi per andare a partecipare alle Olimpiadi. Il problema è che ormai avevano già, comunque ci sono gli spot limitati per le Olimpiadi per ogni nazione, e ovviamente ormai dicevano beh, i ragazzi del pipe non ce l'hanno fatta a qualificarsi, a parte Giacomo Cratter, gli spot che abbiamo diamoli al border cross, perché comunque il border cross è sempre stato molto forte in Italia. E c'era comunque qualcuno in più e di conseguenza ho detto piuttosto che rischiare che smeniamo diciamo questi posti mandiamo questi qua che sono già qualificati e basta, via così. Quindi la mia sfortuna all'inizio è stata che mi sono qualificato e però mi hanno detto guarda, purtroppo essendoti qualificato alla fine verso le ultime gare ormai delle Coppe del Mondo il tuo posto è già stato assegnato, quindi andrai a Torino fare solamente la prepista. E vabbè, ok, un po' di rammarico perché comunque, sai, dici cavolo, vabbè, è vero che Olimpiade. Olimpiadi, è vero che avevo 15 anni, quindi troppo giovane, pochissima esperienza, soprattutto su una piattaforma così che era l'Olimpiade, poi quindi a livello mondiale è stata veramente una cosa assurda. E quindi nulla, da lì parto con l'idea che io non andavo a Torino solamente a fare la prepista, sono partito per andare a fare i mondiali juniores in Corea, che erano praticamente la settimana prima delle Olimpiadi di Torino. Vado in Corea, faccio la gara di qualifica, nel pomeriggio mi chiamano dalla FIS praticamente, mi dicono, dalla FIS, scusami, mi chiamano e mi dicono, guarda, c'hai il volo stasera, devi rientrare subito perché andrai alle Olimpiadi. Cioè, come? Che cavolo state dicendo? Come vado alle Olimpiadi? C'era l'altro, mi fa: no, guarda, Francesco, che adesso non mi ricordo come si chiamava di cognome, Francesco, che era Brescia, Bergamo, lui di queste zone qua comunque. E si era schiantato praticamente agli X Games, ha avuto un incidente veramente pazzesco nel border cross e è rimasto mezzo bloccato con la schiena, spaccato dalle vertebre. Adesso non mi ricordo perfettamente che tipo di infortunio ha avuto, e quindi si era liberato un posto. E tu mi hanno detto, tu sei il primo che mandiamo, comunque sei qualificato, sei tutto in regola. L'unica roba che devi andare, non puoi andare direttamente a Torino, dalla Corea, devi andare prima a Roma a fare i test olimpici. Perché tu per andare alle Olimpiadi, se non passi i test olimpici, che sono roba di... c'hai davanti uno psicologo, c'hai 300.000 robe da fare, che è una roba fuori di testa.
Però devi farli per forza, altrimenti non puoi partecipare. Quindi niente, dalla Corea prendi, parti, vai giù a Roma. Ovviamente avevo 15 anni, quindi pensa a te, un ragazzino 15 anni che cioè, avevo la fortuna di avere mia mamma che è venuta a prendermi in aeroporto e mi ha portato giù a Roma, mi ha seguito in questo casino, caos di cose, di far di fretta e tutto quanto. Vado giù a Roma, faccio i test olimpici, tutto quanto e avevamo 3 giorni di training a Torino prima delle Olimpiadi. Io sono riuscito a farne solamente uno perché comunque non avevo tempo per fare il test e anche fare allenamento. Quindi niente, sono arrivato su Torino che non avevo realizzato bene dove cavolo ero andato a finire alla fine, che ero comunque alle Olimpiadi. Quindi training è andato benino, tutto a posto, situazione molto figa, molto super controllati, nel villaggio olimpico così, tutto quanto. Però, ripeto, non avevo realizzato dov'ero, fino a che mi sono trovato il giorno della gara e che il tipo alla partenza mi fa, ok, è il tuo turno, parti pure, e allora basta, da lì proprio panico totale, gambe molli, ho detto, adesso che cavolo vado a fare adesso? E infatti, ti dico, vabbè, esperienza stupenda. Tutto bello, diciamo che quella roba lì di fare tutto un po' di corsa, Corea, dalla Corea andare a Roma, così via, non mi ha aiutato sicuramente, però è stato figo così, è stato figo così. Ho realizzato solamente sul momento in cui volevo fare le mie 2 round di discesa di gara, proprio che ero alle Olimpiadi con gente che suonava campanacci, un caos che guarda, pazzesco. Però Assurdo. è stata la prima Olimpiade, è stata veramente allucinante. Però figo, figo, figo. Anche se poi dopo ho fatto schifo, che sono caduto, è stato veramente figo. Uno, quello. Due, comunque, sai, era 15 anni. Io andavo all'alberghiera, ho provato a fare l'alberghiera perché poi ho potuto ritirarmi perché facendo poi la vita da atleta ero sempre in giro. Quindi o avrei fatto una scuola privata, o altrimenti non sarei riuscito ad andare avanti con il discorso delle assenze. E quindi, sai, 15 anni, andavo a scuola, Olimpiadi, tutti, quindi c'erano i manifesti ovunque nei paesi, qua, nelle mie zone. È stato proprio tutto super, super, super figo, veramente super figo. Che spettacolo. E poi nulla, poi da lì è E sei partito. andato a quelle Olimpiadi, hai partecipato come atleta più giovane, giusto? Mi Esatto. sa che eri più Esatto, giovane. Torino 2006, a livello maschile, in tutte le discipline ero quello più giovane, 15 anni. Sì. Quello che oggi potrebbe essere un Valentino Guselli australiano alle Olimpiadi, diciamo. Più o meno era anche Praticamente quell'età. sì, lui adesso, Mi sembra lui adesso, 16, mi sembra sì, 16. dovrebbe avere un anno, sì, comunque per dirti, io paragone assurdo che faccio sempre è a Sochi. A Sochi 2014 e a IU Mirano che lui è arrivato terzo. Terzo. E ci aveva 15 anni. Sì, ma Quindi infatti lì volevo proprio dici. arrivare a questo, no? Perché ecco. Uno prova a fare la similitudine, come era 20 anni fa, tu ecco sballottato dalla Corea a Roma, all'Italia, vai su, non c'è capito niente. E adesso che uno arriva invece magari a 15 anni, però sta già mentalizzato proprio per ste gare. Anche agli ultimi X Games c'era un giapponese, non ricordo il nome, che pure 15 anni, un rookie lì agli X Games a fare i big air. Cioè, assurdo, capito? Tu... È clamoroso come adesso siano cambiati i tempi, siano cambiate le cose e effettivamente quando uno parla di atleti di magari 27-30 anni che dici già sono, o anche ventenni che dici sono già adulti psicologicamente più che fisicamente perché effettivamente cominciano a 15 anni e già stanno in un mood, non in un mood, ma proprio in un mondo clamoroso perché tu stai a quei livelli a 15 anni e devi reggere tutto. La pressione, il peso e riuscire comunque a gestirlo e fare anche delle prestazioni, cioè, è assurdo come siano davvero cambiati i tempi, come si è evoluto Sì, un po' lo sport. poi ti dico, è cambiato proprio lo snowboard, nel senso che nulla da togliere a me, a Giacomo, Crater, a noi vecchi atleti di una volta, ma lo snowboard ai nostri tempi non eravamo proprio atleti,
Nel senso che il livello non era, per i tempi che erano, era altissimo, però non era niente in paragone a questo livello che c'è adesso. E di conseguenza non dovevamo essere fisicamente proprio atleti al 100%. Cosa vuol dire? Che non avevamo dietro preparatore fisico, preparatore atletico. Eri tu, avevi un grande amore per lo snowboard, passavi più giornate possibile sulla tavola, ti allenavi sulla tavola, quindi sulla neve, saltare, saltare, provare, fare, costantemente però sulla neve. E la sera, sul discorso di alimentazione, così, era tutto libero, tu potevi mangiare, fare, non avevi queste grandi richieste, diciamo, da parte di quello che serviva per essere comunque al top dei livelli. Invece al giorno d'oggi ti dico, vedendo il livello che c'è e essendo comunque anch'io avendolo vissuto fino a un po' di anni fa, comunque che sono riuscito un po' a stare al passo con il livello che c'era, adesso sono atleti al 100%. Cosa vuol dire? Che adesso se non c'hai un preparatore atletico dietro che ti fa un programma, che va a allenarti sui trampolini, che fai salti sui gonfiabili in preparazione, che va in palestra costantemente perché devi mantenere il fisico non al 100%, al 200%, perché fai dei salti che una volta erano salti, i salti grossi erano magari 20 metri e facevi dei front 6000 e già era il trick top comunque in cui vincevi Coppa del Mondo, o semplicemente anche in pipe, ti parlo di Torino 2006, Shaun White ha vinto con front 6000, cab 1000, front 69, back 69, cioè che adesso non ti qualifichi neanche nella Coppa Europa con una landa del genere. E quindi adesso fanno i doppi 1400, doppi 1600, cioè fanno dei trick talmente assurdi che se non sei preparato fisicamente sono insostenibili, insostenibili, sia fisicamente per poterli fare e sia quando c'è il rischio che cadi e se non hai il fisico con la muscolatura che ti protegge, non... È diventato insostenibile. Adesso sono veramente atleti, quindi mi permetto di diciamo, non parlare male di noi vecchi atleti, ma dire questi qua sono veri atleti rispetto a noi. Noi non, eravamo un po' dei cazzoni che amavano snowboardare e non c'era quella figura così da atleta. Infatti, lo snowboard una volta c'aveva un po' quell'immagine lì, comunque che adesso per fortuna è cambiato un sacco, ma anche perché effettivamente adesso sono effettivamente atleta al 100%. Eh sì, io guarda, sentivo proprio durante gli X Games che c'era tra i due commentatori, uno era Craig McMorris e commentava proprio un salto del fratello sul Big Air, non mi ricordo se fosse lo slopestyle, non mi ricordo se fosse slopestyle o Big Air adesso sinceramente, e parlava del fatto che doveva fare triplo, ha fatto solo doppio e poi si è aperto perché ha mollato il grab e lui ha detto proprio, cioè tu non ti rendi conto in quelle situazioni quando molli il grab e quindi il corpo non è più compatto, cioè stai in quelle centrifughe, cioè Ah, sì, un ti devasta, macello. capito? Cioè il fisico te lo devasta, quindi come vedi che molli il grab, devi per forza aprirti e smettere per cercare di scendere in piedi, perché sennò ti schianti, perché se non tieni il grab, se non stai raccolto e ti dai uno spin per fare un triplo Sì, no, cork se non è impossibile. e Se si tu stacca la fai testa dal corpo, capito? quando Cioè fai i piedi. esatto quei trick così assurdi che fanno adesso i tripli, i quadrupli, ci sono delle componentistiche all'interno di questi trick che sono talmente particolari, talmente essenziali che se sbagli qualcosa che ti apri, veramente non capisci più niente perché la forza centrifuga comunque che c'hai in aria che è dato dall'impulso di rotazione così ti sballotta su, non capisci più niente. Invece se stai con grab, bello, bello composto, è tutto molto più semplice, però basta, vedi, basta una cavolata che ti scappa un grab e ti apre fisarmonica, non capisci più, cavolo, Capito, macello. capito. Ma queste, cioè, sono dinamiche che è chiaro che io non le vivrò mai, ma non le capisci se non le vivi e quando ne senti parlare così dici: ma cazzo, ma davvero c'è tutto. Cioè, io qualche tempo fa ho intervistato Nicola Oliviero che l'anno scorso ha fatto un quadruplo e effettivamente cioè, lo senti parlare, dici: sai, stai lì, ti rendi conto, stai al terzo, spotti il landing, allora dici: apro, non apro, ma cazzo, stai lì in una frazione di secondo a 20 metri d'altezza facendo un quadruplo, come fai a ragionare a fare sti ragionamenti? Cioè, Dopo sono però quelle è cose che
quando sei atleta o comunque un ragazzo che lo fa per una vita, dopo diventa tutto, non dico facile, sì, comunque facile, perché io mi ricordo sempre quando ero bambino che facevo le prime garette in Italia e c'erano quelli della Dabut con Alvaro Del Farra, che lui faceva FMX, saltava con la motocross freestyle, e a Alleghe c'era sempre questo evento in cui c'era l'evento snowboard e loro affiancavano, no? Col motocross sulla neve che facevano i saltoni, queste robe qua. E andavo mi ricordo piccolino, andavo dal Alvaro e dicevo: cazzo, ma come fate a saltare in aria, essere così? Cioè, fate salti veramente della Madonna, giganti. E in aria essere così scialli che fate gli stupidi, no? Che fate finta di trombarvi la moto, cioè quelle cavolate che. E lui mi diceva: tu quando fai salto in snowboard cosa fai? Stessa cosa, la gente ti guarda e dice: ah, è così facile. Se lo fai da una vita, il principio è proprio quello. Se lo fai da una vita è tutto semplice. È quello. Anni, Che roba. anni, 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 sì. Però è assurdo, assurdo quando realizzi e vedi. Per la gente che c'è al di fuori, che non capisce dello snowboard, vieni visto veramente come un extraterrestre, cioè, come fanno? Sì, poi da fuori magari ecco, secondo me adesso c'è anche chi pensa, ma cominciano da piccoli, lo sento spesso dire, cominciano da piccoli, per loro è normale. Io che non dico che ho cominciato da piccolo, però comunque io ci vado in snowboard e dico no, cioè tu non ti rendi conto di che cazzo sta facendo quello, perché se ti dici, cominciato da piccolo è facile, il cavolo, cioè, boh, secondo me comunque è impossibile. Senti, e da qui facciamo un passo di 2 anni, andiamo avanti di 2 anni, dall'Olimpiade arriva la prima vittoria in Coppa del Mondo a Bardonecchia, giusto? Sì, Quindi sì. Sì, vittoria in Coppa del Mondo in casa, possiamo dire, perché comunque era sì, sì, sì. Italia, sebbene tu sia bresciano, milanese di queste Sì, parti. Bresciano, sì. Come è stato vincere Coppa del Mondo? Guarda, è stato, beh, ovviamente è stata una figata assurda. Uno perché ero in Italia e due perché c'era una situazione veramente perfetta, il pipe era super figo, shapeato bene, che poi anche lì sai, comunque la vita da atleta è sempre un po', sai tu magari sei al top della tua forma fisica, di trick in testa e tutto, però riuscire a beccare la giornata, che poi dopo quella lì è ovviamente la differenza da l'atleta con più costanza e l'atleta con meno costanza. Io su questo lato qua non mi reputavo un atleta super costante, infatti potevo essere in forma al 100% con i trick che li chiudevo bene e tutto quanto, però bastava che arrivavi in una situazione che il pipe non era perfetto come lo volevi te o la giornata, sai, talmente tanti fattori che possono influire comunque il tuo stato d'animo. E tutto quanto che fanno in modo che proprio magari non metti giù la RAM perfetta come vorresti in una gara. E invece Bardonecchia è andato tutto nel verso giusto. Poi ti dico, lo ammetto, sono stato fortunato, nel senso che io facevo mezzo giro in meno degli altri, perché all'Holy Trick c'era gente che comunque era su carta più forte di me. Io lì ho trovato però il mood, il feeling perfetto col pipe che riuscivo ad andare molto più grosso rispetto agli altri, quindi quando gli altri magari facevano forse 1000, cap 1000, però uscendo 3 metri, io facevo magari solamente il 9, però facevo fuori un metro e mezzo più alto di loro in tutta la run, e quindi questa roba qua ai giudici è stata proprio la cosa che gli ha dato il gas ai giudici, che comunque ero quello che andava più grosso di tutti e mi ha aiutato. Poi anche la fortuna che un Peetu Peyronen in quel momento lì nella gara di finale ha sbagliato una virgola sull'ultimo trick che ha messo giù appena appena la mano. Sicuramente ho avuto fortuna che in un paio di quelli forti non hanno fatto la loro run al 100% perfetta, pulita. Io Vabbè, invece sono riuscito a farla. quello Quello fa fa parte parte del gioco. della vita della competizione, quindi, Esatto, esatto. cioè, per Però, contro esatto. potrei dirti, però ok, però tu l'hai fatta al meglio delle tue possibilità, quindi ok, fortuna ci sta, però secondo me non è Sì, mai solo fortuna, è uno dopo zero virgola la esatto, fortuna. sono le circostanze della gara, quindi un giro sbaglio io, un giro sbagli tu. Dopo chi è più Avendo pronto. vinto, dico, ho avuto fortuna che Petu, perché comunque ero lì che lo guardavo, che dicevo, cazzo, se lui lo mette giù, sicuro come l'oro che mi passa, il primo lo vedo andare via.
E l'ultimo trick, backside 9, atterrato, ho messo giù per appena la mano, ho goduto giustamente, perché sì, non può superarmi, se metti giù la mano comunque perdi un sacco di punti e quindi qualcuno ha sbagliato, io l'ho fatto il meglio che potevo e basta, poi ho vinto, è stato figo, 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 figo. Da lì a tutto quello che è venuto poi dopo, comunque di interviste, anche di fama che mi ha dato in più comunque il discorso di aver vinto, essendo uscito presso un sacco di riviste, extra settore e così via, è stato un'emozione super figa. Poi dopo, peccato che dopo quella non ho vinto altre Coppe al Mondo, ho fatto un sacco di quarti posti, perché anche lì per sfiga ho avuto situazioni, tipo mi ricordo la Chiesa Valmalenco, l'anno dopo, 2 anni dopo, di Bardonecchia, che avevo vinto, è arrivato quarto. E anche lì ero secondo, poi dopo la seconda rana ho sbagliato. Tutte quelle circostanze che un giro sbagli tu, un giro sbaglio io. Quindi riuscire a mettere giù la rana perfetta non è sempre così scontato, purtroppo. Senti, da lì beh, c'è stato ok, le Olimpiadi anche a 2010, cos'era? Vancouver, se non Vancouver, sbaglio, sì. Vancouver, esatto. E Vancouver e poi però finita la carriera d'atleta, no? Cioè, io ho letto, non so quello che è successo, magari così ti va di raccontarcelo, però ho Certo. letto online che ecco, la FISI ha deciso, ok, tagliamo l'halfpipe, cosa che secondo me si strascica ancora tuttora, perché so che ad esempio Lorenzo Gennero si allena sempre, mi ha raccontato lui, l'ho intervistato in Svizzera, perché comunque non è facile allenarsi per il pipe in Italia. E ecco, che successe all'epoca? Allora, lì diciamo che sì, un po' un macello, nel senso che siamo arrivati a fare Vancouver 2010 con ai tempi ancora il mio allenatore che era Roberto Moresi, e Vancouver poi è andata male e Robby Moresi ancora prima delle Olimpiadi comunque mi aveva detto: guarda che io passate le Olimpiadi poi mollerò il mondo allenatore, quindi non seguirò più il discorso squadra nazionale e così via, perché vabbè c'aveva già 4 figli, ne avevo il quinto figlio, quindi doveva stare a casa con la sua famiglia e cavoli suoi che giustamente doveva fare. E quindi niente, da lì, finito le Olimpiadi 2010, la nazionale italiana praticamente non c'era più, perché non essendoci più Roby, poi nessuno è entrato a creare qualcosa, quindi ho fatto 3 anni allenarmi con gli svizzeri, che grazie ai miei sponsor comunque avevo i tempi Red Bull, così riuscivo a pagare l'allenatore svizzero della squadra nazionale svizzera e allenarmi con loro. E infatti lì dopo sono stati tra l'altro i 2 anni dopo Vancouver, i 2 anni in cui io sono cresciuto anche di più a livello di snowboard, perché c'era proprio nulla da togliere a Roberto Moresi che mi allenava, ma proprio il mood era molto più figo con la Svizzera, nel senso che andavo in giro a allenarmi e fare le gare con sempre un allenatore e tante volte c'era la fisioterapista, quindi se per caso avevi acciacchi, botte, così c'avevi la fisioterapista lì che ti poteva dare una mano, lo ski man che ti preparava le tavole, quindi c'avevi proprio un gruppo, no, che ti supportava. Poi è vero che lo pagavo, però comunque c'avevi un gruppo. Poi eravamo in 4-5 atleti a girare, quindi non ero sempre da solo come ai tempi. Io gli ultimi anni, comunque, quando correvo per l'Italia, ero l'unico atleta di pipe che c'era. Quindi, sai, andare a fare le gare, allenamenti da solo è una cosa. Avere il gruppo di 3-4 amici, che poi sono di un'altra nazione, però se tutti amici, ti dà comunque un po' di hype in più, sia nel progredire, sia avere un riferimento, migliorare tutto quanto. E quindi ho fatto quei 2 anni lì molto bene, poi crisi purtroppo di economica, sponsor che hanno dovuto fare dei tagli e così via, e hanno ricreato la nazionale italiana con Giacomo Cratter nell'anno prima delle Olimpiadi, quindi nel 2013. E quindi da lì ho detto: vabbè, c'è ancora la figura della squadra nazionale italiana e rientro con la squadra italiana. E io comunque porto avanti il pipe. Loro, Giacomo, aveva creato comunque un gruppo di slopestyle, perché poi per le Olimpiadi di Sochi c'era la prima Olimpiade che c'era anche lo slopestyle, che c'era Marchino Grigis, Simon Gruberg,
Kevin Koch e altri atleti comunque che erano in 4, 4, 5 ragazzi. Quindi niente, io ero l'unico pipe rider, da lì ho fatto due gare nell'anno preolimpico per prendere la qualifica. Ho fatto due gare di pipe, non sono andato bene, però c'avevo ancora 3 o 4 gare comunque davanti prima delle Olimpiadi, quindi la qualifica l'ho presa a Torino, l'ho presa a Vancouver. Lì comunque ero in un momento della mia carriera comunque in cui ero veramente al mio top, quindi mi sarei qualificato senza problemi. E a distanza di quelle 3-4 gare che avevo disponibili da poter fare in pipe, la nazionale praticamente mi chiama Giacomo, che fa da referente, e mi fa: guarda, purtroppo non possiamo, col fatto che in pipe sei da solo, alla nazionale costa troppo portare in giro me solo con te, e di là nello slopestyle ci abbiamo comunque 4-5 atleti, e per poter andare avanti, praticamente mi hanno messo giù che se vuoi andare avanti, stare nazionale, devi cambiare disciplina. Devi fare slopestyle, così almeno siete comunque in 5 e io posso comunque portarvi in giro, allenarvi e fare le gare senza problemi, e te col pipe non posso partecipare, praticamente quello. Non ho abbastanza soldi per portarti in giro solamente te per il pipe con la nazionale. E basta, quindi da lì mi sono scesi veramente i maroni e ho detto: cioè, ok, che gli altri sono in quattro, ma degli altri quattro che ci sono nello slopestyle, nessuno si è mai qualificato per un'Olimpiade, e comunque non erano più giovani di me, c'erano la mia età. Quindi, sai, non è che dici: vabbè, sono ragazzini giovani, poi sai, creare un futuro, c'è la mia età. Nessuno di loro non si è mai qualificato per un'Olimpiade, niente. Io ne ho due alle spalle, mi chiedi a me di rinunciare al pipe per venire a fare lo slopestyle, ho detto: sai che c'è, andate a fanculo tutti quanti, basta. E da lì proprio ho detto: basta, mollo tutto, mollo mondo gare, non voglio più saperne niente. E ho preso la palla al balzo, ho fatto il corso maestri. Infatti, guarda, la cosa che rimpiango un po' è che la mia carriera da atleta l'ho finita molto presto, comunque, perché a 22 anni l'ho finita. 22-23, e quando eri Sì, magari al top della forma anche. esatto. E la pecca è stata quella, però purtroppo circostanze, situazioni con la nazionale che comunque mi hanno fatto delle richieste assurde, perché non puoi venire a chiedere a me che ho fatto una vita a fare solo pipe di cambiare disciplina per i tuoi comodi. I tuoi comodi non esistono, sei nazionale e devi fare i miei comodi da atleta che porto avanti la bandiera nella disciplina che faccio. Questo non è successo e quindi da lì ho cambiato, ho fatto il corso maestri, sono diventato maestro e ti dico, per assurdo che possa sentirlo dire, ho cominciato a divertirmi un sacco a snowboardare. Oh, a me piaceva fare le gare, piaceva quel mondo lì perché era fighissimo, sempre in giro per il mondo. D'estate andavo in Nuova Zelanda un mese e mezzo, poi sempre in America, sempre a spasso, a fare quello che amavo, prendevo i soldi, cosa vuoi più della vita? Però nello smettere di fare le gare, quindi pressioni da parte degli sponsor che comunque giustamente ti pagano, quindi: oh, non sei andato bene alla gara, cosa è successo, come mai, bla bla bla, quest'anno, tutte quelle cose lì che ci sono dietro, non avendo più quel discorso lì, ma facendo solo le cose perché mandavo di farla a me, ho proprio cominciato a amare lo snowboard al 200%. Prima lo amavo già al 100%, adesso proprio lo snowboard è bellissimo, bellissimo perché quando c'è brutto tempo, che c'è vento e così via, non sono obbligato a saltare, invece alle gare, vuoi non vuoi, sei lì, c'è brutto te tempo, c'è vento, i salti fanno schifo, c'è ghiacciato, sei un atleta, non ci sono scuse, devi farlo lo stesso e basta. Invece adesso lo faccio proprio perché voglio, se c'è brutto tempo dico easy, me ne vado al bar. E quindi ho avuto questa evoluzione, diciamo, nella mia vita, che mi dispiace solamente aver finito presto la vita da atleta, quello sì, però per il resto, dai, devo dire che sono contento per dove sono andato a finire adesso, comunque. Fantastico. Invece di passare, cioè, no, invece, scusami, prima di passare al discorso Manuel Pietropoli, allenatore, volevo fare un attimo una parentesi invece che secondo me è tanto figa, però di cui io ne ho sentito parlare di sta cosa, ma non la conosco, quindi ti chiederei di raccontarmela. È l'Arctic Challenge, no?
Ah, sì. Invitato direttamente da Terje all'Arctic Challenger. Raccontaci questa esperienza. Raccontaci, cioè, io sinceramente non so neanche cos'era sta Arctic Challenger, non ho Sì, trovato. anche perché comunque fino adesso abbiamo parlato di quello che era il mondo della FIS, diciamo, abbiamo parlato di Coppa del Mondo, Olimpiadi, che è quello che c'era comunque ai miei tempi, che adesso si sono combinate le due federazioni, diciamo, che ai tempi era il TTR, si chiamava, dove facevano l'Arctic Challenge, gli US Open, gli European Open, tutte queste gare qua. E era l'altro circuito, comunque diciamo un po' più figo, nel senso che era il circuito in cui giravano un po' più soldi, c'erano più tappe e non c'avevi la menata degli sponsor che in teoria da atleta nazionale, quando sei nazionale devi vestirti con la roba della divisa e devi rappresentare lì, invece eri tu quelli che ti vestivi come cavolo volevi perché c'avevi i tuoi sponsor, nessuno ti diceva niente e facevi questo circuito qua. E l'Arctic Challenge, ti dico, allora, il mio primo Arctic Challenge ho avuto la fortuna che ai tempi, quando c'era, che c'è ancora tuttora comunque, Marco Sampaoli, che lui organizzava praticamente con Jimmy e altri, aveva creato questo, ha creato poi il Rookie Tour, praticamente, il circuito dei Sì, lo ragazzini. conosco bene, Marco. E grazie a loro praticamente erano riusciti ad avere questo ticket per l'Arctic Challenge, che l'avevano messo in palio questa gara che adesso non mi ricordo esattamente dov'è che eravamo a fare questa garetta in Italia, e c'era, cavolo, chi vinceva il primo posto vinceva il ticket per andare all'Arctic Challenge. E fortuna, fortuna, bravura mia ovviamente, ho vinto quella gara e da lì sono andato all'Arctic Challenge il primo anno. Anche lì super figo, in Norvegia, poi era prima di Torino 2006, sì, prima di Torino 14, 15 2006, anni. 14 anni, esatto, l'anno prima comunque. Quindi super figo, vado lì in Norvegia, ho fatto comunque la mia bella figura. E da lì poi l'anno dopo c'è stato vabbè, Olimpiadi e tutto quanto, e c'era l'O'Neill Evolution, che era una gara che facevano ai primi di gennaio ad Davos, e lì c'era la gara di Quarterpipe. Che cavolo, a me mi gasava un sacco perché era una cosa che dovevi andare su, non è che dovevi fare grandi trick, era proprio un discorso di chi va più alto, quindi era un po' quasi una gara tra ignoranti, no? Ti metti lì, se siamo in 10 stupidi che ci ingarelliamo uno con l'altro per dire ah, vado più forte io, vado più su, vado più, sai, per oltrepassare il limite che poi dopo il Ma limite c'è sempre. quella che vedo le foto online, che c'era la spada che faceva da misura della Bravissimo, ah, ho capito, capito. bravissimo, bravissimo. Quello era l'Arctic Challenge proprio. Invece dicevo, a Davos, che era una gara che c'era sempre quarter, però era un altro evento, dove avevo fatto il record di altezza io, in quel quarter lì, e alla gara ero arrivato poi quinto o sesto nella gara di trick, però avevo vinto comunque l'altezza, e in quella gara, alla premiazione, poi è arrivato Terry Atkinson, con questa busta praticamente che me l'ha consegnata mia mano e mi fa spero di vederti anche qua, e mi aveva invitato all'Arctic Challenge per l'anno dopo, quindi da lì Figata. sì, lì figata, perché poi comunque ti vedi un idolo come Terry Atkinson che viene da te, che sei un boccia ancora di 15 anni, no? Lì c'avevo, era dopo Torino, comunque avevo 16 anni. E a invitarti a un evento che è poi ai tempi era uno degli eventi più fighi, insieme alla Restyle, quegli eventi top che c'erano, è stato fighissimo, è stato veramente figo. Poi anche lì sono arrivato poi all'Arctic Challenge quell'anno lì, ho fatto comunque terzo in altezza, nella gara d'altezza sono stato terzo, e poi il primo era Terry Atkinson con il record mondiale di 9,80 m, quindi dici cazzo, comunque sono arrivato terzo, infatti anche l'anno dopo mi aveva rinvitato ancora, e da lì poi dopo sono andato un po' di anni ancora a fare altri challenge, finché dopo non l'hanno più fatto purtroppo per un discorso di sicurezza, che anche lì è stato un peccato, però prima di Vancouver 2010 hanno deciso poi di cancellare tutte le gare di quarterpipe perché era una disciplina troppo rischiosa. Era bellissimo come show, come tutto, però effettivamente
E fai conto che all'Arctic Challenge c'avevi discesone dove prendevi la rincorsa, piccolo pezzo pianeggiante, e poi c'avevi sto quarter di 10 metri che andava su. E sul pezzo pianeggiante, prima di prendere la salita per saltare, c'era il contachilometri che ti diceva quanto scendevi. E lo prendevi a una velocità dai 96 ai 98-99 all'ora. Quindi, Porca troia. dai 98 all'ora, trovarci un muro di 10 metri davanti, poi. E poi quando, cioè, è importante un attimo dirlo perché magari non tutti all'ascolto son confident con queste discipline, ma quando tu parli di 9 metri di altezza, parli 9 metri dalla fine del Sì, dal quarter, coping, quindi sei già a quindi dal 10 coping metri. sei a 19, no? Esatto, 19 perché da 10 terra su metri. un cazzo di pezzo di legno di 150 centimetri, cioè, capito che tu dici, No, cazzo, mi ho la spinta allucinante. male, cado, cioè, boh. Perché poi il margine d'errore comunque era di 1 metro, nel senso che oltre il coping ti spiattelli sopra e rimani lì. E dal coping a rientrare puoi rientrare per 1 metrello, perché dopo se rientri troppo atterri giù sotto, quindi a parte i tuoi 9 metri che hai fatto saltando su, poi ne hai anche altri 10 che atterri giù sotto nel piatto, quindi è tutta Madonna. una disciplina pazzesca. Però guarda, quella lì, anche quella lì era veramente figo. Quarter, veramente disciplina assurda. Poi ovviamente troppo rischiosa, infatti prima di Vancouver hanno deciso di, ovviamente c'erano le Olimpiadi, hanno detto guarda, evitiamo di fare le gare di quarter, e da lì poi purtroppo non hanno neanche più ripreso a farle. Peccato, però sì, è stato figo. C'ho E i quella brividi a pensare. è l'altra parte delle altre gare praticamente, sì, al di fuori di Olimpiadi e di Coppe del Mondo, era l'altro circuito che era figo, perché poi anche lì poi c'era l'obiettivo dei 10 metri, no? Perché fin dalla prima gara di quarter, chi arrivava a 10 metri vinceva 20.000 dollari e un orologio in oro massiccio della Oakley. Quindi, nel senso, c'avevi anche una bella motivazione per arrivare a sti cavoli di 10 metri. E solo che il problema è che arrivarci era una cosa difficilissima Quindi è comunque. stato un premio mai vinto quello, giusto? Un premio No, mai mai riscosso. vinto, perché Secondo me è l'abbiamo la subito. Oakley che ha spinto, ha cancellato in posta gara che ci serve questo Siamo orologio. arrivati a battere il record di Terry Atkinson, che però non l'abbiamo chiuso perché siamo morti entrambi, all'Iron Style di Innsbruck, io e Jack Mitrani, che era un americano, che anche lì c'era sempre quel discorso dei 20.000 dollari, il record, quelle cose lì dell'orologio, e io ero arrivato a fare 10 metri e 2, ma sono morto. Sono atterrato sul limite del coping e basta, spaccato tutto, spaccato tavola, attacchi. Infatti da lì mi hanno portato poi in ospedale per un controllo alla schiena e tutto quanto. Dopo 10, che anche lì è assurdo, dopo 10 minuti che ero in ospedale, arriva un altro atleta Barton, che era Jack Mitrani, che lui aveva fatto 10 metri e 40, 10 metri e 60, battuto proprio alla grande, però non è arrivato giù, è rimasto spettellato sul coping. Come te sul coping. Certo, Esatto, però io tra. dal coping ho preso proprio lo spigolo e quindi da lì sono rimbalzato giù sotto. Invece lui proprio si è spiattellato sopra e quindi per assurdo in 10 minuti, che io ero già all'ospedale a fare i controlli, lastre e così via, poi mi sono visto arrivare anche lui e gli faccio no, cavolo qua anche te. E mi fa sì, guarda, avevo superato anche te, ho fatto un record assurdo ma non ce l'ho fatta a tenerlo. E quindi cioè, ci abbiamo provato in due. Io e Jack Mitrani a battere sto record e andare su ce l'abbiamo fatta, ma scendere nel modo giusto purtroppo non ce la siamo, non ci siamo Certo. riusciti. Guarda, qualche giorno fa Pat Brugner, non so mai pronunciarlo Ah, Pat bene, l'atleta Burgener, scritto Brugner, svizzero. ha messo un suo slam che ha fatto pure, si è schiantato sul coping pure, mamma mia, prende un male vedere quei colpi. Eh sì, Cazzo. anche poi i coping sono sempre belli duri, tra l'altro. Capito, non è mai morbido, cioè. No. Uno dice, se devi scegliere, meglio cadere male su un landing di un 20 metri che comunque è bello incazzato, ti manda via. Sì, comunque c'è sempre il discorso che ti porta a scivolare Ti fuori, porta no? via, Invece il esatto. pipe sei sempre lì incagnato, Se te lo che se mangi tutto. sbagli, se cadi comunque dentro nel muro, anche lì ti porta sempre via. Però se becchi l'angolino, cadi sopra, no. Lì purtroppo un po' più doloroso.
Senti, qual è stato il tuo miglior trick, quello a cui sei più, che ne so, affezionato, oppure il più bello tecnicamente, che ne so, scegli tu, il tuo più bel trick? Ma bella domanda. Come trick, ma io penso che i front 6000 double e i back 6000 double sono quelli che mi. E sono anche tra l'altro il mio obiettivo che ho ogni anno. Nel senso che adesso da quando ho smesso di fare le gare e così via, ho i miei trick. Finché ogni anno riesco a chiudere la stagione che io ho fatto back 6000 double e front 1000 double, vuol dire che sono ancora sul pezzo. Quando Invecchierò arriverò a. quando non chiuderò più i 1000, insomma. Bravissimo, bravissimo, hai capito subito, vedi, perfetto. Ma siamo coetanei, posso È il capire un mio po' la dinamica. proprio discorso di dire cazzarola, quest'anno non ce l'ho fatta, vuol dire che effettivamente gli anni stanno passando e non sono più sul pezzo come ero prima. Però anche quest'anno ho già fatto tutte e due, quindi anche quest'anno lo porto fuori, ne riparlerò l'anno prossimo. No, però sì, direi Effettivamente. che i miei doppi comunque, i trick ho sempre fatto, front 6000 double e back double 1000, sicuramente sono i due trick che mi danno sempre più soddisfazione farli. Però poi a livello di stile invece per dirti switchbacks e rodeo, è il trick che amo di più fare, comunque è un trick più semplice in realtà, però in cui puoi essere più stiloso in area, fare un po' più di show. Esatto. Ma invece quando facevate il quarter andavate su e basta, oppure grabbavate qualcosa, facevate Allora, il in quarter layer? allora, in finale c'avevi sempre tre discese da fare e prendevano le due migliori, però devono essere due migliori diverse. Quindi mediamente facevano sempre uno straight air, quindi uno standard air, backside air, col grab che volevi, quello che ti capitava, e poi facevi una rotazione che solitamente era sempre un backside 5. Grosse rotazioni non si facevano mai, backside 5, qualcuno che azzardava dei backside 9, però. Dopo succedeva che facevi backside 5, andavi ancora su 6-7 metri, tu potevi fare a quell'altezza. Se devi fare un backside 9, chi lo faceva, però lo faceva magari a 4 metri fuori dal coping. Quindi poi dicevi: ok, cosa faccio? Meglio fare mezzo giro in meno, però andare su che fare magari un trick super difficile, ma stare troppo basso, perché comunque dal quarter poi la valutazione era basata soprattutto sull'altezza, quindi era Certo. fondamentale. E Anche però poi all'epoca. Ah, anche lì dimmi, poi dimmi. dopo fare i trick a 7 metri con quel margine d'errore così ridotto, per quello che non si facevano grandi trick assurdi. No, ci credo, ci credo. Senti, all'epoca come. Cioè, i trick si imparavano sulla neve, quindi mandala, mandala e basta. Just send it, giusto? Era così, basta. Non c'erano tutti gli airbag Guarda, io ho del avuto la caso di fortuna adesso. che l'airbag l'hanno cominciato a sviluppare nel mondo snowboard l'anno prima delle Olimpiadi comunque, perché c'è stato Shaun White che prima di Vancouver si era allenato proprio privatamente nel suo pipe, se ti ricordi che era uscito questa cosa che c'era il suo pipe privato e in fondo al pipe però non c'era gonfiabile, avevano fatto le foam pit come quelle che usano con la motocross freestyle, quindi queste piscine Sì, piene di gomma piuma. quadratoni di gomma che stanno anche sulle Bravissimo, palestre di freestyle. esatto, quella lì. E da lì allora delle aziende sono inventate di creare questi bag jump e io ho avuto la fortuna di potermi allenare con i bag jump prima di Vancouver 2010. Quindi per il pipe, front 6000 double, comunque io ho avuto la fortuna di poterlo provare prima sui gonfiabili e poi portarlo sulla neve. Però fino prima di quello tutti i trick era. Immaginazione, guardavi i video degli altri pro rider, dicevi ok, fa così, esce così, col braccio dietro spinge in questo modo e ok, proviamo. O la va o la spacca. Sì, purtroppo era quello. Invece adesso c'hanno una situazione per allenarsi che pazzesca. Pazzesca, sono i gonfiabili. Noi adesso d'estate, quando faccio l'allenatore, porto un ragazzo che alleno dalla Repubblica Ceca, lo porto sempre a su in Astra, come si chiama? C'è un vuoto adesso del posto. Al banger. Al Banger, bravissimo. Lo porto su al Banger Park e anche lì è una situazione super, super, super figa perché c'hai salto gigante d'estate.
col gonfiabile enorme, quindi fa salto da 20 metri col gonfiabile per provare tutti i trick che vuoi, che comunque puoi farti male, né? Perché al mio ragazzo comunque è successo che si è scavigliato un pochino, però rispetto a farlo sulla neve non è niente, cioè sulla neve potresti morire, lì ma che va, prendi una botta. E quindi Esatto. hanno una situazione molto figa adesso per allenarsi, che ai tempi di Giacomo comunque non esisteva. Però vabbè, l'abbiamo vissuto in epoche diverse. E quindi chiaro che è un altro livello, insomma, elaborare i trick su un bag piuttosto che direttamente sulla neve. E, anzi, questo secondo me comunque fa molto onore a quelli che tu chiamavi, ecco, i vecchi atleti che eravate voi, perché sì, è chiaro che non c'era tutta la progressione che c'è adesso, ma non c'erano anche gli strumenti per farlo in sicurezza. È chiaro che fare un double prima, cioè. Eh sì, ci pensavi parecchie volte e comunque diciamo che andare a farlo era sempre un bel punto di domanda, perché tu dopo è vero che comunque quando sei atleta, comunque io anche il ragazzo che alleno lo dico sempre, quando un trick comunque te lo immagini nella tua testa, che nella tua testa lo vedi, ce l'hai, lo elabori, e poi quando lo provi sulla neve non ci vai mai lontano, se ce l'hai in testa. Però comunque da lì a farlo sulla neve, sai, l'inconveniente, arrivi sul kicker che si aggancia appena appena di più la lamina, sai, tutti quei piccoli inconvenienti che se succedono in quel momento lì, No, se c'è ma anche mentalmente penso, cioè tu dici, ok, vado di là, c'ho la gomma piuma, c'ho il bag, la mente lavora in un certo modo, se dici c'ho la neve, c'ho il ghiaccio, sì. anche la testa, dici sì, a casa va visualizzata sul divano, ma qua, cacchio. Eh sì, no, quello sicuramente, comunque lì, esatto, sai che vai a farlo in una situazione che, anche se sbagli, nella peggiore dei casi, scivoli via sul gonfiabile e non ti fai niente. Ai tempi, prima di provarlo, dicevi, ok, aspetta, sono sicuro, se sbaglio la prendo secca, sono infatti le ossa rotte ce le abbiamo tutti. Senti, invece, diciamo, argomento video part, che io so che hai partecipato a uno snowbox, giusto? Sì, ho fatto un po' di video parte in snowbox o in zombie anche, che era l'altro video che c'era Zombie, gemellato nella scena ce li italiana, ricordiamo un po' sì. tutti e ci risogniamo di Sì. nuovo, insomma. Purtroppo, guarda, purtroppo io ho sempre avuto una piccola video parte in questi video italiani, perché comunque ero ai tempi e facevo comunque l'atleta al 100%, seguivo il mondo gara, quindi non avevo mai tempo di andare a fare queste video parts, questi shooting come facevano invece tanti, tanti altri italiani, come mi ricordo Stefano Munari, Tato Chiala, questa gente qua che invece non viveva più di snowboard nel mondo gare, ma viveva proprio di quello, di andare in giro a filmare tutto e poi avere una video part bella, sostanziosa. Io infatti le mie clip sono sempre state comunque sempre di pochi minuti, in quei frangenti in cui riusciva magari, non so, il film era venire a farmi due video alla gara o durante il training e così via. Quello è un mondo che purtroppo non l'ho mai vissuto, diciamo, a pieno. E ti dirò, poi dopo non ero talmente infatuato dal discorso delle gare che mi piaceva proprio fare le gare, comunque, sai, metterti in competizione e era un altro mondo. Invece, diciamo, il mondo del filming era una cosa più easy, no? Molto più easy. Tu vai su, c'hai comunque il tuo progetto che devi filmare, comunque sono 5-6 minuti, una video part di quelle belle spesse sono più o meno 5 minuti. Quindi sai che c'hai tutta la stagione per fare i tuoi trick e così via. Quindi la vivi un po' più, è un modo più rilassato da vivere lo snowboard, che un po' era quello che Però è faceva chiaro poi che. i due fratelli Crater, no? Che c'era Giacomo che Esatto. come me viveva nel mondo gare e video part non ne faceva mai, e invece c'era Filippo che viveva di quello, lui non faceva le gare, ne ha fatte pochissime e gli piaceva fare quello, filming tutto l'anno. Effettivamente, sono due mondi che sono pressoché quasi sempre incompatibili, a meno che non sei, che ne so, un fuoriclasse tipo.
che ne so, mi vengono in mente qualche nord europeo che riesce a fare una stagione di competizioni e a fine stagione sforna anche una video, a parte che non si sa dove la tira fuori, però sì, è chiaro che sono difficilmente compatibili. Senti, qual è stata la È il tua... tempo poi che manca poi, perché Certo, anche perché le finestre per noi italiani, le finestre per andare a filmare, non è che siamo in Finlandia o siamo in Canada e dici ok, sì. prendo il pulmino e vado allo spot qua dietro casa che ho il backcountry della vita. Vabbè. Senti, dicevo, qual è stata la tua prima tavola? Tu primo sponsor Barton, giusto? Primo sponsor Barton, sì. La mia prima tavola invece quando chi mi ha insegnato mio padre comunque a snowboardare, avevo 6 anni. La marca non me la ricordo, ma era una tavola hard, perché nel 96, quando ho imparato a snowboardare, le tavole soft per i bambini non esistevano. Mio padre, non so come, aveva trovato questa tavolina hard, piccolina, con gli scarponi da sci, e ho imparato così. Ho imparato con Ci sta, quelle. ci sta. Poi no, 96, 2 anni prima della prima Olimpiade in cui c'era lo snowboard a Nagano, Sì. Sì, già, cioè, era difficile all'epoca anche solo concepire lo snowboard, quindi già immagino comunque esatto, che nel 96 anche le tavole soft, diciamo, per gli adulti erano comunque di un'altra generazione, non erano le tavole twin tip con la coda arrotondata, erano già tavole comunque di vecchia generazione, che adesso le trovi nei musei, quindi già per gli adulti erano già un'altra tipologia, quindi pensate, per i bambini non esisteva ancora niente. Infatti, la mia prima tavolina soft è stata una tavola Scott che me l'hanno presa nel 98, penso dopo un paio d'anni, che ero cresciuto un po' di più e quindi si trovava una misura un pelino più da adatta, adulto comunque. diciamo, esatto, altrimenti non si riusciva mica. Non è come Ma adesso a che fanno le proposito, tavoline soft esatto, già anche da. le riglet, fanno anche le riglet da Sì. bambino, dai, già da No, 3 anni. sono spettacolari adesso proprio, sì. Senti, e a proposito di museo, sei andato a Prato Nevoso a vedere il museo dello Cavolo, snowboard? sai che ce l'avevo in programma col ragazzo e il giorno che mi hanno detto dai che domani andiamo al museo e mi ha chiamato poi Albi, mi fa oh, guarda che ho prenotato padel domani, andiamo a giocare a padel, così via e basta, niente. Quindi non sono ancora andato. Però ti giuro, mi dispiace un sacco perché deve essere proprio figo. Quello lì è proprio bello. Perché poi mi hanno detto che è super fornito, c'è un sacco di roba. E quindi mi è dispiaciuto un sacco Guarda, non essere riuscito ad andare. io non sono stato mai neanche io. Avevo letto in un libro in cui parlava appunto di questo museo, che è un punto di riferimento europeo, insomma. E poi ho visto quest'anno dalle storie di Emil Zulian, che è andato un paio di giorni Sì. lì, mi ha mandato anche qualche foto, insomma, è proprio una figata, proprio una figata. Sì, Senti, no, è super super figo quello, sì, ho visto. invece ora con che tavola giri? Adesso, guarda, sono 10 anni ormai che giro per DC. E sto usando un modello che si chiama la D56, che la fanno solo in 156 come misura, che è un bel classico, twin tip, park puro, quindi pochissima sciancratura di lamina. Una bomba, per il parco è una bomba. Ci credo. Sì. Senti, e a livello di setup, come giri? 9, meno 9, 12, 0? Guarda, io sono sempre stato molto inquadrato, nel senso, ho sempre usato 15-15, passo 54 di larghezza e non ho mai. Ho provato in passato a cambiare un pochino, ma sto bene lì. Sto bene lì. C'è chi mi dice, c'è vecchi colleghi di maestri così dove lavoravo a Campiglio prima, che invece loro tipo si sono stretti molto di più il passo e variato anche l'inclinazione della gradazione degli attacchi così, però io così ci sto bene, quindi non vedo perché. Dopo la cosa comunque, cioè io sono dell'idea che c'è un range comunque, no? In cui va tutto bene, tu puoi usare 12, 15, 15, 12, 12, 12, 9, 15, però c'è un limite a tutto. Certo che se tu arrivi lì che c'hai 20, 20, ti dico guarda, è insostenibile a livello fisico, poi a livello di biomeccanica, comunque fisica non può andare bene per il nostro corpo. È come avere il passo
ti dico, poi è vero, Shaun White è Shaun White, lo so, non so cosa dire, lui è un caso umano che lui riesce a snobbare così, però lui, per un discorso proprio di fisico umano, c'è il passo estremamente troppo largo, anche a livello di ginocchia, come lavorano le ginocchia, così ci sono degli studi effettivamente che non è proprio una roba campata per aria, in cui ti dicono che il range è più o meno quello, troppo largo come troppo stretto. Non funziona, sono dell'idea che se stai su un range comunque medio, nessuno può venirti a dire no, guarda che è meglio un po' più largo, un po' più stretto. Se tu stai bene così, è tutto personale, no? Come il discorso dell'inclinazione degli spoiler, dipende sempre che snowboard fai. Se fai snowboard freestyle, Certo, che vivi certo. in park, come facciamo noi, prediligi comunque delle tavole twin tip dure e così via. Se sei uno che preferisce gibbare, cosa fai? Stringi anche un po' il passo, perché tanto giustamente gibbare, tavola più morbida, e sono tutti quegli adattamenti comunque in base a quello che chi ti piace più fare. Chiaro, ma Shaun White gira ancora, cioè tuttora alla sua attualità, col passo super largo come era prima, insomma, sai che non mi sono più informato su come girano Sì, più. Gira ancora con quel passo. lui sì. Ma ti dico, non è neanche l'unico, perché anche Sébastien Toutain, il canadese che ha vinto le ultime Olimpiadi che ci sono state, è anche lui uno di quelli che col passo super largo. Che poi ti dico, da vedere a me mi piace, no, a parte c'è un qualche che si veste purtroppo veramente male, e quindi anche da vedere, vestito così non mi fa impazzire, però per dirti, Sebtut che si veste comunque largo e tutto, col passo così largo, è veramente figo come style, però effettivamente sono dei passi impegnativi, che Sì, dopo, vabbè, loro ci sono ma per nati. ginocchia, gambe, anche banalmente per Sì, reggere, comunque. cioè io una volta non mi ricordo chi mi disse questa cosa, dice guarda, io dico sempre questo, più allarghi il passo ogni centimetro allarghi, quindi ti si abbassa il baricentro, stai più in semi-squat e esci un'ora in meno per ogni centimetro in cui allarghi il passo, mi disse tu ricordati questa cosa, più lo allarghi, più cioè, è meno sci, insomma, meno hai gambe Più lo per allargarlo. allarghi, sì, più comunque fatichi con le gambe. Io per la mia altezza comunque ho il passo un po' largo, perché anche comunque 54 è un po' larghino, per la mia altezza. 53-54 come base da tavola. Però è una cosa sostenibile, non è fuori da quel range che ti dicevo che poi diventa insostenibile, perché proprio ne valgono poi le tue ginocchia, le tue caviglie, la tua schiena e tutto quanto per quello. Io quest'anno mi sono affidato proprio al range consigliato dalla tavola, sono fatto una nitro e c'era consigliato 54, io di solito stavo col 57, 3 centimetri che mi cambia. E dico, guarda, proviamola, vediamo quello che Meglio, consiglia la eh? costruzione della tavola, però ci ho fatto solo due uscite perché sto scendo poco purtroppo quest'anno, però boh, sarà la tavola, sarà il setup, sarà quello, ho cambiato un po' troppe variabili per capire cos'è, però mi trovo un sacco meglio. Boh. Eh La sì, tavola no, no, ti vecchia. dico anch'io, che comunque faccio snowboard dal 96, quindi ho visto proprio tutte le varianti, no? Negli anni, perché anche ai tempi non c'era il passo a papera, c'è stato il passaggio dal passo direzionale al passo, mi ricordo, 00, e poi al passo a papera, no? C'è stata l'evoluzione. Io mi ricordo che l'ho vissuto un po' tutte durante la mia crescita nello snowboard, come anche il passo che si è andato a allargare, perché comunque proprio c'è stato quegli anni che, cazzo, andava di moda avere il passo largo, più largo possibile, perché eri più figo, come si portavano i pantaloni sotto il culo a snowboardare, se ti ricordi una volta. Adesso, per fortuna. A me piacciono ancora, io li porterei anche adesso, ma sarà che sono cresciuto con quelle scene Guarda, lì. io da quando ho cominciato a usare la salopette, non sono più tornato a un pantalone da snowboard normale, guarda. Allucinante. È Però vero, vedi, vero, è vero. avendo vissuto comunque tutti questi cambiamenti che ci sono stati negli anni, mi sono accorto anche io che comunque il passo se lo stringi appena appena, dopo sempre nei range, ma comunque un pochino più stretto ti facilita parecchio di più. A livello di ginocchia e piegamenti, vai via più tranquillo. Chiaro, chiaro. Comunque, sì, la salopette è comoda, il tutone intero è comodo, però io se ripenso ai vecchi video di McDoug,
in cui c'erano quei bomberoni giganti, quei pantaloni Sì. col cavallo alle ginocchia, cioè, sono troppo fighi, dai, cioè, io vorrei tornare a quei tempi, Guarda, vorrei io che se, a tornasse quella moda, sinceramente. casa dei miei genitori ho ancora tutti i miei completi di quando ero ragazzino, Barton e così, e io ho sempre usato L pantaloni e L di giacca di Barton. E sono adesso che ho 32 anni quasi, comunque sono 1,69, quindi non sono una stanga. Eppure, cavolo, sì, largo. Snowboard era largo. Era una figata. Adesso per assurdo sono invecchiato e uso M. Comunque sempre comunque un po' larghina, però non così eccessiva, diciamo, dai. Cerco di essere un po' più sobrio. Ci affidiamo alla vestibilità larga e basta, senza oversizzare, diciamo, dai. Esatto. Fantastico, fantastico. E niente, dai, grazie mille per questa chiacchierata Grazie a e in te, Mattia. bocca al lupo per le prossime gare di Coppa Europa e soprattutto in bocca al lupo, io ti auguro di chiudere i tuoi doppi mille per altri 4 anni almeno, insomma. Speriamo, speriamo. Eccolo lì Anche 5, è il dai. mio deal che devo fare. Esatto. Dai. Grazie, Grazie, grazie grazie, grazie davvero. a te davvero, super gentile, grazie per questa opportunità comunque di raccontare un po' il mio mondo. A noi fa piacere, a me fa piacere ritornare un po' indietro nel tempo, ma fa piacere anche a chi ci ascolta, che già in tanti mi scrivono che queste puntate gli piacciono molto, quindi fa piacere, insomma, Bene, affrontare e bene. tornare un po' nel passato e guardare il presente con occhi diversi, perché a volte magari mi rendo conto che non c'è tutta l'attenzione che meriterebbe sto sport, no? Sto stile di vita, perché purtroppo i soldi sono so pochi che ci girano intorno, quindi, e quindi non tutto viene visto con il giusto sguardo, con la giusta profondità che meriterebbe, capito? Quindi secondo me ecco un po' questi spotlight fanno piacere e fanno Sì, comodo. comunque ti rendi conto che comunque ci sono dietro un sacco di sacrifici, un sacco di, cioè, nel senso non è, diciamo, adesso paragone assurdo, però non è il calcio che lo trovi dietro casa al campetto per giocare con gli amici, allenarti e poter diventare un campione calciatore, diciamo. È uno sport che comunque richiede impegno monetario in primis, perché la montagna costa un sacco di soldi. E i materiali, tutto quanto, le trasferte, non è sicuramente una cosa semplice, però dopo sono dell'idea che quando ami uno sport e c'è la passione e tutto, poi per assurdo che sembra dire, ma è divertimento. Quando lo vivi così è Esatto, divertimento, esatto, anche esatto. se sono sacrifici, ma se non è ti stai divertendo, quindi non lo vedi più così come un sacrificio, però in realtà c'è sempre. Super, super d'accordissimo con te. Grazie ancora e dai, ci sentiamo e magari ci incontreremo da qualche parte su qualche pista, dai, 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 sulla lo neve, ti spero. Beh, spero. anche perché quando cresci un po' la tua piccola, 3 anni Per dopo, forza. Ma io spero tre prima. anni e mezzo, via. Prima ancora. Allora, perché adesso con le tavoline che fanno, con i leash da tirare, guarda che è Esatto. assurdo. Puoi portarli su veramente appena stanno in piedi, poi già cominciare a farli giocare sulla neve tranquillamente, sì. Sì. L'importante è mantenerglielo come gioco, non Eh creargli sì. pressioni, aspettative che è dura sta cosa. Dai, dai. Bella, grazie mille. Grazie mille Mattia, grazie mille a te, veramente, è stato un piacere.